Siete stati fidanzati molto tempo? 8 anni. Siamo cresciuti insieme. E perché non vi siete sposati? Non lo so. Sono stata stupida a non farlo. Ma pensavo che non sarebbe stato un bene per lui. Capisco. Cari amici di Passione Hemingway, ci troviamo a Pacta Salone a Milano, che è uno spazio teatrale meraviglioso, dove all'interno del quale proprio in questa giornata, nei giorni precedenti, addirittura questo pomeriggio, che è domenica praticamente 25 settembre alle 17.30, sarà possibile assistere ancora una volta allo spettacolo, alla rappresentazione teatrale di Addio alle armi, uno dei romanzi più belli, più celebri, più famosi e forse anche più malinconici di Ernest Hemingway. Ho avuto la possibilità di intervistare i 3 attori protagonisti sul palco, che vedremo fra qualche istante, che sono Alessandro Bandini, Mario Cei e Leda Kreider. È stato adattato da Paolo Bignamini, che ha messo in scena questa rappresentazione puntando sia su una parte di lettura scenica sia una parte invece di interpretazione dei 2 attori, che sono appunto Alessandro e Leda. Buongiorno Leda e buongiorno Alessandro. È la prima volta che vi cimentate in un'opera di Ernest Hemingway? Allora, per me in scena Addio alle armi è la prima volta che mi porta vicino ad Hemingway, e devo dire la verità, io non avevo letto il romanzo prima di fare questo lavoro, però come al solito è sempre un'occasione per avvicinarsi a testi che non si conoscono. In questo caso non era appunto un testo teatrale, ma uno scritto che è stato adattato per la forma scenica. Quindi per me è una bella occasione per parlare di questo, che ovviamente va ad avvenimenti che risalgono più di un secolo fa, ma come sappiamo non è così distante da noi. Diciamo che nel quotidiano per fortuna sì, ma per quello che ascoltiamo no. Sì, anche per me è la prima volta che mi avvicino a Hemingway, soprattutto in una forma teatrale, e abbiamo letto praticamente un pochino quasi insieme questo romanzo, nel senso ci siamo confrontati molto quando siamo stati chiamati per questo lavoro. Poi ovviamente abbiamo lavorato specificatamente su alcune parti, il romanzo è stato appunto insomma ridotto, e devo dire che entrandoci piano piano sempre di più e cercando ogni volta di entrarci sempre più dentro, quello che mi colpisce molto rispetto ad esempio a alcuni passaggi sono le immagini molto crude e molto vive, non so come dire, proprio, mi sembra proprio un dipinto, e questo è molto forte, ecco. Anche restituirlo è sempre una bellissima esperienza, una bellissima occasione ogni sera. Guardandovi sul palco siete riusciti ad attualizzare Addio alle armi. Come avete lavorato a questa fase? Sì, insieme al regista Paolo Bignamini e insieme al nostro collega Mario Cei abbiamo lavorato insieme, abbiamo cercato di... non è che abbiamo lavorato con l'intento di attualizzarlo, semplicemente abbiamo preso il testo per com'era e cercato di renderlo in una forma relazionale, quindi viva, molto, in qualche modo molto magari meno frontale e più in dialogo, ecco. Abbiamo creato insieme, siamo partiti un po' da zero. Anche Paolo ci ha detto: ho bisogno di voi, in modo molto sincero, perché ho bisogno di capire dove stanno le lacune, anche no? A volte un po' dei salti, dei vuoti, ecco, tra quella che non sono battute, appunto, perché è un romanzo, ma in questa drammaturgia, ecco. E devo dire che abbiamo lavorato così, noi ci conoscevamo, abbiamo studiato insieme, io e Leda, quindi abbiamo anche un certo feeling, un linguaggio comune, e questo sicuramente ci ha aiutato, penso. Sì, posso aggiungere che sempre appunto con Paolo, il regista, essendoci alcuni dialoghi tratti dal romanzo chiaramente che vengono portati in scena e che seguono appunto un filo cronologico anche, ci sono vari momenti che vengono raccontati in questa lettura scenica, e ovviamente si trattava anche di capire qual era il nucleo di determinate scene, quale fosse il momento. Chiaro che c'è una parte narrativa che appunto porta avanti Mario Cei, ma noi in qualche maniera facciamo rivivere il ricordo sia per lui che man mano per noi, quindi è
un passaggio di testimone continuo fino ad arrivare appunto alla fine, però c'è questo rivivere il ricordo e un susseguirsi di momenti diversi, quindi in questa differenziazione si è cercato di lavorare insieme per capire anche come drammaticamente funzionassero i dialoghi. E devo dire che rifacendolo, soprattutto adesso dopo un tot di giorni, stiamo entrando più anche nel vivo delle dinamiche di come si parlano questi due personaggi. Sì, posso aggiungere una cosa. E infatti, secondo me, rispetto ad alcuni di questi momenti, quello che mi diverte pensare è che spesso i ricordi li immaginiamo come qualcosa di astratto, no? E invece quando poi ci arrivano addosso arrivano in un modo molto, come i sogni o un ricordo, arrivano in un modo molto fisico, no? Forte, non c'è niente di dolce o niente di addolcito, anzi. E quindi è quello che per cui io mi diverto anche molto, perché immagino di essere quella parte che il nostro Mario interpreta da adulto, e in qualche modo di tirargli fuori quelle cose che anche lo scrittore ha dovuto vivere e ricordare per poter mettere su carta. Leda interpreta Catherine Barclay e l'epilogo del romanzo è drammatico. Hemingway aveva scritto 47 finali diversi e ne scelse uno. Ti piace il finale e pensi possa far immedesimare il pubblico? Ma no, la cosa, cioè, rispetto ai diversi finali che una storia può avere, essendocene più di uno in questo caso, ognuno sceglie il proprio, come dire, o comunque ognuno capisce quale è più vicino a sé. Ora, chiaramente in questo caso probabilmente nessuno vorrebbe nessuno di questi finali, quindi qua non si scappa, però sicuramente non riscrivere niente, però diciamo che mi posso, non io in primis, ma so che molte persone possono identificarsi con questa storia e, per vari aspetti, che sia maternità, che sia figli, che sia storia d'amore profonda, che sia guerra, che sia conflitto, perdita, dolore, comunque richiama qualcosa, sicuramente. Alessandro, come attore hai trovato più interessante e coinvolgente interpretare la parte del soldato o quella dell'uomo innamorato che perde il figlio e la sua donna? Penso che sia interessante distinguere, nel senso, per me come studio e ricerca o comunque immaginario, lavorare su un soldato è qualcosa di super, cioè super, molto attuale, molto, in certi momenti anche molto forte, e quindi devo dire che sì, nel senso, sembra quasi atemporale in certi momenti, ed è quello, è veramente una fortuna, nel senso, d'attore, perché puoi avere a che fare con delle parole, con delle suggestioni che insomma sono in realtà molto più vicine e allo stesso tempo anche però lontane però di quello che pensi, quindi sicuramente quello. Al di là invece di una dinamica d'amore che è molto forte, molto pregna, ma sicuramente, soprattutto per questo periodo storico, la parte della guerra per me è molto, mi tocca molto. Ci regalate un saluto speciale per gli amici di Passione Hemingway? Potremmo salutarli con due battute anche. Allora, salutiamo in modo un po' più inconsueto gli amici di Passione Hemingway. Come li vuoi salutare? Cosa diresti tu? Come sta? Lei non è italiano, vero? Oh no. Che strana cosa essere nell'esercito italiano. Non è proprio l'esercito, è soltanto la sanità. Però è ben strano. Ciao. Ciao. Dai, grazie mille. È mai stato innamorato? No. Che bei capelli che ha. Le piacciono? Molto. Volevo tagliarmeli tutti quando è morto. No. Volevo fare qualcosa per lui.